In attesa che domani prenda il via la decima tappa del Giro d'Italia che da Pescara porterà la carovana rosa nella marchigiana Jesi, il capoluogo adriatico celebra la permanenza in Abruzzo del gruppo degli sportivi con una serie di eventi collaterali. Questa mattina, al Cineteatro Circus, gli studenti sono stati protagonisti di un incontro dibattito sul tema della sicurezza stradale con Marco Scarponi, della Fondazione Michele Scarponi, il campione che nel 2017 morì in un incidente stradale durante un allenamento, e Dario Cataldo, ciclista abruzzese di Miglianico del team Trek Segafredo, che ha presentato in anteprima il suo libro 60 secondi, scritto con Luigi Milozzi. Sono tanti racconti, tanti aneddoti di ciclismo, non è una biografia, perché comunque questa avventura è nata assieme a Luigi parlando di sport, parlando dei tantissimi valori che ha questo sport, e specialmente quello che trasmette ai giovani, specialmente ragazzi come quelli che abbiamo avuto qui delle scuole, dove si trovano in un'età di grandi scelte, di grandi responsabilità, e dove lo sport riesce veramente a essere una grande scuola di vita. E così, raccontando quello che è stato per me e quello che è stato anche per le persone attorno a me in tanti anni di professionismo, sperando di poter comunicare al massimo questi concetti. Marco Scarponi oggi, per incontrare gli studenti e parlare di sicurezza stradale, una frase che ha particolarmente colpito e che è stata rivolta ai giovani: ricordatevi che l'auto è un'arma. L'auto è un'arma, soprattutto se viene usata anche in maniera impropria, perché l'auto ha una carrozzeria, ha una massa e soprattutto ha una velocità che noi dobbiamo disinnescare in qualche modo per rendere la strada condivisa, per rendere la strada di pace, per rendere una strada di tutti, come diciamo, a partire dal più fragile. Noi, attraverso la Fondazione Michele Scarponi, nata per ricordare Michele nel modo più bello e utile possibile, impegnarsi finché nessuno muoia più come è morto Michele sulla strada, perché Michele è stato ucciso sulla strada. Cerchiamo ogni giorno di trasmettere questo, di trasmettere una strada di pace. Una strada di pace, secondo noi, può esserci se mettiamo al centro della strada la persona, il più fragile, chi va in bicicletta, il disabile, e poi il più forte intorno, perché il più forte ci arriva sempre. Ma se noi organizziamo una strada, una mobilità intorno al più forte, la sicurezza e il più fragile hanno la peggio, e così non va bene. Intanto, nel giorno di riposo del Giro, i corridori rosa si allenano così, intercettati sulle strade d'Abruzzo dal nostro Enrico Giancarli. Strade d'Abruzzo, una bella sorpresa pedalare con Vincenzo Nibali. Vincenzo, è una giornata caldissima, sembra che sia scoppiata proprio l'estate. Bene, almeno un po' di caldo ci vuole, colora la terra, la temperatura la porta un po' su ed è piacevole, ecco. Complimenti per il Blockhouse, in bocca al lupo per il proseguo del tuo giro. Grazie. E grazie per aver pedalato con noi sulle strade d'Abruzzo. È stato un grandissimo piacere anche per noi, giornata di riposo, e la stiamo vivendo al meglio. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao. E grazie a tutti i ragazzi della Stana. Ciao Vince, grazie. Va bene. Ci vediamo domani, grazie.